una settimana per scoprire l'Abruzzo ed inventare l'inverno. È l'Abruzzo Pen Day Winter, la manifestazione voluta dalla Regione Abruzzo in collaborazione con le DMC, che si prefigge l'obiettivo di destagionalizzare l'incoming qualificando l'offerta turistica. 200 eventi dal 26 di ottobre al 2 di novembre, sparsi su tutto il territorio e divisi in tre grandi macro aree: avventura, esperienze ed intrattenimento. Abruzzo Open Day è una vetrina, la vetrina dell'Abruzzo per tutte le sue eccellenze, le sue emergenze, le sue particolarità, le sue unicità, che praticamente si offre alla degustazione e alla fruizione di quelli che forse non sanno che Abruzzo può essere una destinazione, una gran bella destinazione per la sua variegatura, per la sua eccentricità per certi versi, ma soprattutto per il fatto di avere vari aspetti e visualizzazioni di turismi. Turismi nella accezione più vasta, perché noi passiamo dal naturalismo più evidente, avendo tre parchi nazionali, un parco regionale e 67 oasi protette, ai giacimenti culturali, all'enogastronomia, alla, come si dice, fantasy che si perpetua negli eremi e nei castelli. E anche questo messo in rete con la disponibilità di un territorio che da città a regione ci consente di essere assolutamente ottimisti, ma soprattutto comunicativi nei confronti di quel segmento di assenza che c'è stato in questi tempi nei confronti della promozione del turismo verso l'esterno. L'Open Day è stato presentato a Roma nella cornice della Casa del Cinema di Villa Borghese. All'evento hanno partecipato oltre 45 giornalisti delle principali testate di carta stampata, TV e web, nazionali ed internazionali. Un entrée in grande stile sul palcoscenico del turismo internazionale per una regione fino ad ora poco conosciuta al grande pubblico. Abruzzo è un posto straordinario, su questo noi abruzzesi lo sappiamo, adesso ma penso di, diciamo, anche di superare proprio l'empatia. Obiettivamente è difficile immaginare in Italia un posto come l'Abruzzo, un posto cioè che è stato così bene preservato da scempi che purtroppo in altre regioni, e contemporaneamente di essere un posto che ha il mare e le montagne così vicino, di essere un posto che ha le uniche grandi montagne di tutto il centro-sud, quindi è un posto veramente speciale. Ecco, in questo posto speciale noi però abbiamo avuto, non è diventato, diciamo, una grande meta turistica per due motivi fondamentali. Il primo è che non abbiamo fatto nessuna promozione. La promozione turistica oggi si fa con strumenti un po' più moderni, evoluti, non si fa più partecipando a un po' di fiere. Oggi, come sapete, il turista si orienta soprattutto, diciamo, seguendo altri strumenti, e noi negli anni passati non abbiamo fatto una campagna scientifica. Oggi qui stiamo inaugurando un approccio completamente diverso. L'altro è avere il prodotto, perché il prodotto, per promuovere qualcosa ci vuole il prodotto, e non basta essere una regione bellissima. Essere una regione bellissima è la precondizione, bisogna essere una regione bellissima che si organizza per intercettare quella domanda di turismo più evoluta che c'è, che è una domanda di, io li chiamo viaggiatori, cioè di persone che non cercano più semplicemente un posto dove riposarsi, ma cercano piuttosto posti dove fare un'esperienza. Quindi certo vogliono il mare, vogliono le montagne, ma poi vogliono sapere come si mangia, vogliono sapere che attività culturali ci sono, che attività sportive si possono fare, che bellezze monumentali possono visitare, quali sono i musei. Ecco, tutto questo va organizzato. Noi negli anni passati non l'abbiamo mai fatto, abbiamo adesso la fortuna non solo di avere una regione che ci crede, che è già una condizione importante, ma di avere un sistema di operatori turistici, che poi è la chiave per organizzare un prodotto turistico, organizzato nella DMC, che finalmente ha capito che deve fare rete, che deve fare qualità e che deve fare identità. Noi abbiamo altre regioni che, come dire, inventano dei prodotti e quindi, diciamo, costruiscono cose che non ci sono pur di attrarre turismo. Noi non abbiamo bisogno di fare questo, noi abbiamo la nostra autenticità. Questa autenticità deve essere tradotta, trasmessa, fatta vivere a chi ci viene a visitare come un'esperienza, e quelli che vengono e
colgono, diciamo, questa emozione, ci ritornano sempre. Cosa ha fatto la regione e cosa sta facendo per quanto riguarda il turismo? Ma diciamo, intanto questo Open Day è una cosa unica, nel senso che in Italia non stiamo copiando nessuno, non l'aveva mai fatto nessun altro. È un'iniziativa particolare, noi offriamo in una settimana, intanto per l'inverno, poi in autunno per l'inverno, poi lo faremo in primavera per l'estate, offriamo a condizioni vantaggiose, anche economicamente vantaggiose, la possibilità per una settimana di vedere e trovare il prodotto che trovi tutto l'anno ma concentrato, e cioè trovare le cantine, trovare i musei aperti, trovare le esperienze sportive che si possono fare, in modo che la gente che verrà lo potrà fare a condizioni economicamente vantaggiose, ma soprattutto potrà scoprire cosa può fare durante tutto l'anno in Abruzzo. E lo ripeteremo, perché la migliore promozione che si può fare è portare la gente sul posto, perché una volta che la gente va sul posto, e il posto è come l'Abruzzo, diciamo, poi la gente se ne innamora. Sarebbe interessante se l'Abruzzo fosse pensato come il dietro selvatico di Roma, no? E quindi il luogo dove uno, se viene a Roma, poi può andare a sperimentare invece una natura originaria. Sicuramente il turismo sta cambiando molto, c'è moltissimo turismo asiatico, moltissimo turismo cinese, e probabilmente bisogna più rivolgersi a questo tipo di turismo, cioè a un turismo che però sarà lui in qualche modo che bisognerebbe studiare un po' di più e capire che cosa in un posto come l'Abruzzo va a cercare, no? Quindi che magari non sono le cose tipiche degli austriaci o degli scandinavi, magari sono molto più legate a un grosso numero a grosse famiglie, non più che al singolo turista. Quindi insomma sì, certo, bisognerebbe riuscire a studiare anche la domanda oltre l'offerta. Infatti l'Open Day non vuole essere solo una vetrina di tutto quanto quello che l'Abruzzo può offrire in termini di natura, tradizioni, arte e cultura, ma in particolar modo vuole testare il nuovo sistema organizzativo del turismo regionale. La versione invernale della manifestazione perciò è solo il prologo a quella che in primavera lancerà la stagione estiva. Noi partiamo come una sperimentazione, come un prototipo, dopodiché penso che il compimento più grande sarà nell'Abruzzo Open Day Summer. Approfittiamo di questa destagionalizzazione per lanciare la campagna invernale, anche la campagna neve, perché sappiamo perfettamente che la promozione più grande della nostra regione in questo momento si attaglia proprio nel periodo prescritto invernale. Ma sicuramente conoscendo i gusti dei turisti che vengono in Abruzzo, la montagna d'estate è al terzo posto in Italia dopo Trentino e Valle d'Aosta, quindi possiamo sperare per un Abruzzo Open Day Summer di grande pregio. Open Day vuol dire anche innovazione. Lo sforzo che tutto il sistema turistico regionale sta compiendo va verso l'alfabetizzazione digitale. Per questo è stata messa a punto una piattaforma digitale di prenotazione unica per tutte le strutture alberghiere che vorranno accedervi e un sistema di rilevamento del gradimento dei turisti. Nella logica di mettere a sistema, infatti Open Day ha anche una grande operazione sistemica sia per quanto riguarda gli operatori, le DMC, abbiamo anche questa piattaforma di booking sia per le camere che per gli eventi, e quindi la possibilità di mettere a disposizione di tutte le strutture che aderiranno e che lo vorranno, e anche tramite le DMC, la possibilità di avere a disponibilità di una piattaforma di booking, che è molto importante perché consente anche una crescita, un'alfabetizzazione digitale di tutto il sistema ricettivo abruzzese importante. Abbiamo anche previsto un guest intelligence, un sistema di monitoraggio del sentiment dei turisti che verranno, e la possibilità di quindi avere un riscontro in tempo reale di quelli che sono i commenti, i giudizi sia sull'evento, sulle strutture, sui territori, sulle destinazioni, e creare anche un database da poter poi fare attività di customer relationship con il turista e quindi rinvitarlo a rivivere in Abruzzo determinate esperienze che ha vissuto con Open Day. Possiamo dire che è un po' una rivoluzione del turismo abruzzese questa? Ma più che altro questa non è una festa di compleanno o una sagra, ma è invece un'operazione studiata in termini turistici in maniera tecnica e scientifica. Non è un insieme di manifestazioni ma di eventi, ma è costruita sulle esperienze, ma per fare un'attività strutturale di sistema a livello turistico. Per la crescita del turismo quanto sono importanti le DMC e quanto è importante il loro apporto?
È fondamentale, perché la parola abusata di fare rete, di fare sistema, in realtà non è un abuso, ma è una necessità. L'esperienza internazionale, anche l'esperienza italiana, dove queste cose sono riuscite, dimostrano che è necessario il dialogo degli operatori tra di loro, e quindi anche la destination ha una sua funzione, ma soprattutto degli operatori e quindi delle destinazioni raggruppate con la regione, e quindi diventare soggetti intermedi. Quindi è obbligatorio oggi la necessità di fare sistema, con i parchi, con le DMC, con la regione, tra le stesse strutture dell'ente regionale. Per accedere all'evento Open Day Abruzzo Winter sarà necessario registrarsi sul sito www.opendayabruzzo.it. Dal portale si può accedere a tutte le informazioni sugli eventi, i trasporti e la ricettività, oltre a scaricare il voucher della manifestazione. Grande attenzione è stata riservata ai ragazzi fino a 12 anni, con manifestazioni ad hoc gratuite, così come gratuito sarà il loro pernotto negli alberghi convenzionati. Le stesse strutture offriranno prezzi scontati per soggiorni, con offerte a pacchetto che prevedono una notte gratis su 3 di vacanza, oppure 2 notti gratis se si sceglie di soggiornare per 6 giorni. I prezzi partono da 60 euro per una doppia con trattamento bed and breakfast.